Che cos'era questo? Questo era uno sbadiglio finto, ma è probabile che alcuni di voi, nonostante lo sbadiglio fosse finto, abbiano replicato lo sbadiglio. Lo sappiamo tutti, lo sbadiglio è altamente contagioso, ma che cosa serve realmente lo sbadiglio? Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, benvenuti o bentornati su questo canale dove ci occupiamo di psicologia e in particolare il martedì pomeriggio verso le 18 approfondiamo il tema che è appena uscito sul nostro podcast, il podcast di Psinel. E in particolare oggi parliamo della psicologia dello sbadiglio, che è stata praticamente la tematica dell'episodio 452 del podcast di Psinel. Allora, signore e signori, come mai è così importante parlare di sbadigli? Beh, ci sono molte motivazioni. La prima è legata, per noi, nel campo della psicologia, all'idea che quando vediamo una persona sbadigliare di fronte a noi, ci possa venire in mente che questa persona si stia annoiando. Ebbene, dovete sapere, fin da adesso, che abbiate ascoltato o meno la puntata di riferimento, che in realtà non è propriamente così. In realtà non è esattamente così, perché lo sbadiglio ha qualcosa che ha a che fare sia col mondo fisiologico e sia col mondo della comunicazione. Che cosa intendo per mondo fisiologico? Beh, ovviamente fa parte del nostro corpo, del nostro organismo, lo condividiamo con tutti i vertebrati. I miei gatti sbadigliano, i vostri cani sbadigliano e vi dirò di più, siete contagiati da loro e voi contagiate loro quando sbadigliate. Ebbene, questo comportamento è così visibile e universale nel mondo dei vertebrati che ci deve essere un motivo. Non so se ti ricordi, ma qualche tempo fa ho fatto un video dove ti ho parlato di psicologia evoluzionistica, la quale parte sempre dal presupposto che i comportamenti che stai mettendo in atto in questo momento hanno una base evolutiva. Il che significa che se sono rimasti con te, cioè con noi fino adesso, è perché in un qualche modo sono stati e sono attualmente utili. Dunque, la domanda è: a che cosa serve lo sbadiglio? A che cosa può essere utile? Dal punto di vista fisiologico sono state poste diverse ipotesi, alcune più plausibili di altre. Quella più recente ci dice che quando sbadigliamo entra molta più aria che raffredda il cervello. Dunque, quando una persona sta sbadigliando di fronte a te, sta facendo entrare più aria per accendere il cervello. Cioè, quello sbadiglio non significa mi stai annoiando, ma significa raccolgo tutte le energie per ascoltarti al meglio delle mie possibilità. Quindi abbiamo un'ipotesi che viene definita termoregolatoria, in altre parole serve per regolare, diciamo così, la temperatura del nostro cervello. Come hanno fatto a capirlo? Beh, è molto interessante. Hanno messo delle sacche calde sulla testa delle persone o delle sacche fredde ed hanno scoperto che quando c'è la sacca calda si tende a sbadigliare molto, molto di più. E questo ha portato verso questa ipotesi, ipotesi fisiologica. Poi però esiste un'ipotesi chiamata ipotesi relazionale, cioè il fatto che quando una persona sbadiglia sta comunicando all'esterno. Una delle prime indicazioni più chiare è il fatto che quando tu sbadigli, o meglio che lo sbadiglio in generale, è un comportamento fisso che non puoi interrompere e soprattutto altamente riconoscibile. Anche se come noi psicoterapeuti hai imparato a sbadigliare con le orecchie, sì. Sappi che noi psicoterapeuti impariamo a sbadigliare con altre parti del corpo perché se sbadigli di fronte al paziente, questo potrebbe pensare che tu sia stanco, annoiato dalle sue parole. Non sai quante volte mi abbiano detto: dottore, lei non sa, il mio vecchio psicoterapeuta continuava a sbadigliare. Ecco, forse era perché voleva ascoltarti, o forse perché voleva andarsi a fare un giro. Infatti, a quanto pare, questo sbadiglio a livello di comunicazione è rimasto con noi perché indica un cambiamento di stato. A questo proposito, ti invito ad ascoltare tutti i video, tutti gli interventi della professoressa Elisabetta Palagi, che tra l'altro avrò l'onore di conoscere il 6 novembre 2022, ok, in caso tu vedessi questo video successivamente, al TED di Lungarno Mediceo a Pisa. Quindi ci vediamo lì il 6 novembre insieme alla professoressa Palagi, che ci parlerà più approfonditamente degli effetti dello sbadiglio.
Ecco dunque che una cosa così frequente, così visibile sulla faccia delle persone e degli animali, che l'evoluzione sarebbe stata stupida a mettere una cosa, diciamo così, fissa e allo stesso tempo così visibile se non avesse un senso. A quanto pare il senso principale sul quale tutti i ricercatori concordano è il cambio di stato. Cambio di stato fisico, nel senso, abbiamo visto degli animali che quando sbadigliano stanno comunicando al resto dei membri del gruppo che stanno per alzarsi, stanno andando a fare altro, ma anche un cambio di stato interiore, come ad esempio il desiderio di voler stare più attento. Se in questo momento è sbadigliato, non è soltanto perché ho primeggiato questa cosa attraverso le parole o attraverso quel gesto, e perché parliamo di questa cosa, ma anche perché probabilmente stai raccogliendo quella freschezza del cervello che può esserti utile a comprendere ancora meglio cosa sto raccontando in questo video, che cosa stai guardando. Quindi è un cambiamento di stato. A questo punto dobbiamo assolutamente fare un passaggio di lato che per i nostri ascoltatori di Psinel è fondamentale. Infatti, se tu mi segui da diverso tempo, sai che io sono un analista del comportamento non verbale pentito. Cosa significa? Personalmente ho iniziato a studiare il comportamento non verbale nei primi anni del 2000, volevo scriverci anche la mia tesi di laurea, poi alla fine abbiamo deviato verso le emozioni linguistiche e non verbali. Insomma, ero davvero appassionato di questa cosa, ho seguito diversi corsi, ho fatto tutti i corsi di Ekman, delle microespressioni che ti possano venire in mente, per arrivare ad una conclusione, che imparare ad osservare il linguaggio non verbale può essere molto utile solo se ci togliamo dalla testa di saper leggere nella mente del nostro interlocutore. Se usciamo da quel trip mentale che ci porta a dire «Ah, ti ho visto, ti sei grattato», significa che stai mentendo, oppure «ti stai attorcigliando i capelli», significa che ti interessa quello che ti sto interessando io. In tutti questi casi, qualsiasi generalizzazione deterministica nel campo del non verbale è una cavolata che non sta né in cielo né in terra. Lo so, tu che sei lì dici «ma non è vero, Jenna, tutte le volte che vedo la mia vicina di casa che mi guarda e fa il linguino», sapevi questo si chiama linguino, linguino analogico, per indicare piacevolezza, lo fa anche il tuo cane, anche il tuo gatto, quando vede una ciotola fa, si prepara a degustarla, significa che tutte le volte che vedo un linguino significa che quella persona ha un po' di interesse verso di me. E se invece sta pensando al cibo? E se invece è un atto di imbarazzo? E se invece è il tuo bias della conferma? Lo sapevi che c'è un bias che ti porta a confermare le tue ipotesi e invece scartare tutte le evidenze contrarie alle tue ipotesi? Tu sei capace di uscire da questo bias? Io no, la gente in generale non è capace. Dunque vai a guardarti i video e le puntate dedicate al non verbale, le ultime, perché è molto importante e lo sbadiglio ci porta ancora una volta un'evidenza del genere, a stare molto attenti al nostro modo di interpretare. Dunque Jenna, non serve a niente interpretare il linguaggio non verbale? Certo, è anche importante imparare a riconoscere certi spunti, ma poi cercare di verificarli attraverso le parole, attraverso la discussione, e non dare per scontato di aver davvero capito che cosa passa nella testa dei nostri interlocutori, perché è terribilmente pericoloso, rende alcuni di noi paranoici, fobici, ci fa costruire dei castelli nella testa che non sono assolutamente veri. Dunque, la prossima volta che vedi una persona che sbadiglia, mi raccomando, immagina che ha un cambio di stato, un cambiamento di stato, e forse questo potrebbe aiutarti. Ma non solo, la cosa interessante dello sbadiglio è che successivamente al cambio di stato si crea una sincronia nel gruppo. Tutti gli animali che sono stati osservati in branchi, e devi sapere che sbadigliamo molto di più quando siamo in mezzo alle altre persone che quando siamo da soli, ecco, tutti gli animali che sono stati osservati in questo comportamento hanno poi successivamente aumentato la sincronia dei loro gesti. Tutto questo è stato calcolato scientificamente. In altre parole, se all'interno di un gruppo, mettiamo di 3 leoni, come quelli che mostra la dottoressa Palagi nei suoi splendidi video, se in questi 3 leoni uno si mette a sbadigliare, dopo pochi secondi sbadiglierà anche il secondo, poi questo si alza e successivamente si alzerà anche questo. In altre parole, è come se lo sbadiglio stesse dicendo «Ehi ragazzi, io sto cambiando stato, ok? Sto cambiando stato, vi avviso». Il secondo dice «Ho capito, stai per cambiare stato, va bene, vediamo cosa succede, io vado a bere un po' di acqua nel fiume, ok? Ti seguo, vengo anch'io».
Prova a notare questa cosa. Da quando ho iniziato a studiare queste cose, ho notato, di nuovo, al bias della conferma, ok? Ho notato con molta più attenzione il fatto che realmente accade qualcosa del genere. Quindi possiamo, attraverso l'osservazione dello sbadiglio, cercare di intuire come accade la sincronizzazione. Stando però attenti a ricordarci che quando noi siamo in mezzo ad un gruppo, noi non possiamo estrapolarci da quel gruppo. In altre parole, anche tu fai parte di quegli sbadigliatori che si sincronizzano e comunicano agli altri il cambio di stato. Per cui non puoi pensare che è stato Antonio a cambiare lo stato, immaginare che poi Giulia lo stia seguendo e fare, diciamo così, trarre delle conclusioni tra Antonio e Giulia. Altrimenti siamo ancora nel campo della fantascienza del linguaggio non verbale. A meno che tu non veda che Antonio e Giulia c'hanno la treschella, e quella è un'altra cosa. Quindi allora magari davvero hai colto gli aspetti non verbali di questo tipo di comunicazione. Dunque, questo video mi serve per approfondire, cementare i significati di ciò che ti abbiamo e che ho già raccontato all'interno della puntata del podcast, anche all'interno del post. Ma la cosa più importante per quanto mi riguarda è sottolineare ancora una volta quanto sia pericoloso il cercare di interpretare alla lettera la comunicazione non verbale. Grazie a Dio, con lo sbadiglio non si può fare, anche perché tutte le cose che ti ho raccontato sono ad oggi ancora ipotetiche, nel senso che è molto probabile che nel futuro qualche scienziato ci racconti che può servire anche a qualcos'altro sbadigliare. Tuttavia, la componente del cambiamento di stato e la componente comunicativa è abbastanza assodata. Dunque è interessante aumentare la nostra attenzione verso questi dettagli e soprattutto toglierci dalla testa lo stereotipo che chi sta sbadigliando si stia annoiando. Dunque non è possibile che si stia annoiando? Ovviamente sì. Ovviamente magari desidera alzarsi e andarsene via, oppure desidera farti cambiare argomento, ma stai attento, evita di prendere quella cosa lì come un feedback preciso. Altrimenti magari stai dicendo la cosa più importante del mondo, la persona sbadiglia come per prendere energia, ascoltarti meglio, tu cambi discorso perché hai letto che, ah ok, ho visto il feedback, ha sbadigliato, e allora invece di continuare a parlare di A, gli parlo di B. E invece magari quella persona voleva che tu terminassi esattamente quel discorso. Vedi quanto è facile finire ingarbugliati in queste cose. Lo so che ti piacerebbe conoscere la tecnica segreta per leggere il comportamento non verbale delle persone intorno a te, oppure sapere come non farti, no, stiamo attenti a queste cose. E infatti sono qui anche a chiederti scusa, perché nel passato più volte ti ho raccontato questa cosa, che se vuoi capire se una persona ti sta, tra virgolette, osservando, magari in un luogo pubblico, ti basta fare uno sbadiglio finto. Essendo tremendamente contagioso, la persona tenderà a sbadigliare a sua volta. È possibile? Sì, è possibile. Tuttavia, è molto più facile utilizzare un'altra tecnica, molto più semplice, che non implichi appunto lo sbadiglio, che ha appunto un sacco di significati. Una tecnica semplice è questa, guardami. Oppure un'altra è questa. Cosa significa? Che se una persona ti sta davvero puntando, tra virgolette, ti sta guardando con un certo interesse, non appena ti metterai a guardare in una certa direzione, lei sarà portata a fare altrettanto. Questo è ancora più forte dello sbadiglio, perché, ehi, potrebbe entrare qualcuno da quella porta e ucciderci tutti, sempre evolutivamente parlando. Dunque, la prossima volta che qualcuno ti parla dello sbadiglio, perdonalo, perché non tutti conoscono esattamente queste ricerche. Tuttavia, stiamo molto attenti. Funziona molto di più guardare da un'altra parte per capire se una persona, tra virgolette, ci sta dando attenzione rispetto allo sbadigliare. Quindi, al termine di questa chiacchierata, non vedo l'ora di conoscere la professoressa Palagi a Pisa. Spero che tu venga insieme a noi. E soprattutto ti invito ad ascoltare la puntata 452 dedicata allo sbadiglio, dove ci sono altri modi, altri punti di vista, altre osservazioni proprio dedicate a questo tema. E se per caso hai qualche notizia scientifica su questo tema, mi raccomando, scrivila qui sotto, attiviamo un bel dibattito che sia intelligente, quindi con argomentazioni intelligenti. E non soltanto che schifo di video, non è vero niente, e tutte le volte che il mio vicino sbadiglia, secondo me è super annoiato, o cose del genere.
Va bene ragazzi, quindi spero di farvi cambiare stato con questo sbadiglio. Mi auguro di aver portato un pizzico di luce in più su queste faccende e ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campanella, mettere mi piace e condividere questo video con chi pensi possa trarne un vantaggio e un beneficio. Io e te ci vediamo alla prossima. Ciao!